Ciao ragazzi, eccoci qui, piccolo problema audio, ripartiamo. Allora, gioco che vi ho sentito parlare in tante versioni, c'è chi dice che è bellissimo, c'è chi dice che è brutto. Quindi, tanta curiosità, cosa abbiamo deciso? Di iniziare a fare una live assieme, lo proviamo e vediamo com'è. Mi raccomando, ditemi anche voi la vostra nei commenti, sia chi la guarda in live, sia chi lo vedrà in differita, lo lasciamo sul canale, fateci sapere se a voi è piaciuto o meno. Sicuramente è un gioco innovativo mai visto. Quando mai abbiamo visto un gioco del gatto? Dai! Comunque è uscito su PS4, PS4 Pro, PS5, dovrebbe arrivare anche su Xbox. Ma cosa importante, come dico sempre ragazzi, l'unica cosa che vi chiediamo, registratevi al canale, dai! È gratis, è come Facebook, vi registrate, mettete la mail e cliccate su iscriviti al canale, il mio e di quelli che seguite, così vi arrivano le notifiche di nuove live, nuovi videogiochi. Come oggi vi portiamo un gioco nuovo, vedete, molto particolare, ma voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Ma adesso basta chiacchiere, joystick alla mano come dico sempre, e iniziamo. Allora, eccomi qui, datemi solo un secondo. Allora, vediamo un attimino. Allora, io non ho la minima idea di cosa devo fare. Ecco qua, triangolo, va a fare le fusa, ok, con un altro gatto si toccano, si annusano. Non dico cosa stanno facendo perché poi c'è di tutto che guarda su YouTube. Allora, vediamo un po', pure questo? Vabbè. Con tutti, si gioca coi gatti, basta, eh? Forza che fuori piove. Allora. Beh, allora, così a vedersi mi sembra abbastanza... Allora, anche questo ci dobbiamo fare, va bene, Ale. La bella strusciata pure questo qui che fuori piove. L'acqua, guardate, allora, visto che stiamo esaminando il gioco, è il motivo di questa live. L'acqua, come vedete, lì le gocce che vengono giù, e un po' l'idea che dà è fatta veramente bene. Vedremo un po' il resto. Allora, cosa devo fare? Un bel niente, eh? Istruzioni niente, sto schiacciando tasti a caso, ragazzi, guardate sul joystick per vedere cosa succede. Qui non succede proprio un bel niente, piove e basta, di qui non si può scendere. Qui non si può andare, allora andiamo indietro, direi di sì, a sto punto viene da pensare di andare indietro. Siamo in una scoperta completa. Ah, così miagola qua dentro, ragazzi. Ma a parte le miagolate, tutte le storie, tutti questi giri qui, cosa devo fare, dove devo andare? Vai là, depo. Tu c'hai il gatto, quindi adesso ci devi dire cosa dobbiamo fare, perché qui non c'è nessun pulsante da schiacciare, sta miagolando in grande stile e fuori di qui sa fuma. Oh, ci siamo tutti? Allora aspettate, guardate che facciamo dei miracoloni, eh? Vi facciamo vedere dei miracoli della tecnologia, guardate bene cosa facciamo. Sentite un po' che suona. Ecco qua il primo, andiamo a agganciare anche il secondo, un attimino, perché noi abbiamo della tecnologia qui, eh. Abbiamo della tecnologia. Allora, vediamo un po'. Ci siamo tutti? Allora, gioco nuovo. E intanto ciao chi si è collegato. E niente, dobbiamo provare questo gioco qui. Aspettate un secondo, eh. Eccomi qua, scusate, eh. Allora, no, perché non si può giocare col gioco del gatto col cane in casa, eh? Però poi succedono dei casini. Allora, cavolate a parte, cosa devo fare? Qui i bottoni non ce n'è. Dov'è che sei arrivato? Ho appena iniziato da un minuto, sono andato a strusciarmi con gli altri che c'erano qui. Non so cosa si può fare. Ecco, adesso devi andare. Ma tu l'hai già visto? Qui allora, tu sei avanti, hai già giocato. Hai andato a dormire. Io prima di dire non mi piace, valuto
il gioco. I primi 20-25 minuti è il fatto. Ah, ok. Allora si può dare esperienza. Intanto, per tutti quelli che ci guardano, sentite sotto sia Tecno che il Depo in live, invece di trovarle scritte, se ascoltate, oltre a me, le altre due persone sono loro. No, ti trovo un vantaggio. L'acqua, magari non avete fatto in tempo a vederla prima, era fatta veramente bene. Le gocce d'acqua. No, ma come noti che ci sia l'acqua? Papà, mi fai ascoltare. Mi prendi il cable? No. Allora, bella la scritta che non si capisce un tubo dentro le mura. No, la grafica c'è, dai. No, no, la grafica c'è. Siamo un mondo dove non ci sono più gli umani, ma sono rimasti i robot. Quindi le scritte sono robotiche, se vuoi. Ok. Dai, dai, che stai andando bene. Te segui. Guarda cosa sto facendo, eh. Va. Vai, vai. Zero, sono fermo. Ragazzi, mi raccomando, chi guarderà la live, lasciate un commento e diteci cosa ne pensate, visto che ci sono tante opinioni differenti su questo gioco. Premi. Allora, mi auguro, come se non ci fossero domani. X per saltare, va bene. Delle belle miagolate libere. Andre, com'è che ti chiami già YouTube? YouTube, com'è che ti chiami? E già? Cerca Andrea S. Ti mando il link della puntata? No, è perché devo aggiungere mia figlia che vuole ascoltarne. Ma infatti, se ti mando il link della puntata. Ma lo mandi a me, non lo mandi a lei. Io come faccio a mandarlo a lei? E non puoi fargli inoltre? No, se mi dici il tuo nome su YouTube è in due secondi. Ah, ok, allora Andrea S è attaccato. Attaccato? Sì, Andrea S. Ok. Beautiful, come bello. Lifestyle abbiamo messo. E dato un minuto, va. Guarda, eh. Ronnie, guarda su WhatsApp, dovrebbe esserti arrivato un messaggio. Scusate tutti, allora riprendiamo il nostro miagolamento a manetta. Sai che c'è il gatto che ti dice Allora, qua cosa devo fare? Scavalca. No, ha detto di schiacciare il tasto, non so cosa devo fare. Sì, dai, vai. Vabbè, adesso come hai detto tu, Fabio, la grafica rende, dai. Bello. No, ma la grafica si sta. Sei riuscito, Ronnie, a collegarti? No, aspetta. Intanto ciao a chi è che si è collegato, ragazzi. E fateci sapere, mi raccomando, abbiamo già detto, cosa ne pensate di questo gioco che portiamo oggi, novità. Anzi, un attimo solo, perché sennò qui non lo guarda nessuno e poi siamo da soli. Allora. Sì, allora, se vuoi. Allora aspettate che do la merenda alla bambina. Vai tranquillo. Peperoni grigliati, va bene. Dillo! No, come dice qualcosa che mangiava da Giovanni e Giacomo là, al mattino. La peperonata. Bravo, l'orario giusto. Poi fa caldo e digerisce subito. Allora. Gelato con la peperonata, mamma mia. Secondo me sono un padre perfetto.
Ma tu non sei più su WhatsApp? Ma che sta succedendo? No, dove vi sento? Vedo. Ma chi è che manca? Manca la Ronny. Io ci sono, ti sento. Ci sono anch'io, ma oh, mi sono mutato perché sennò entra l'audio di mia figlia. Ah no no, perché vedevo un'icona diversa. Allora riprendiamo, ragazzi. Ma si è collegata? Sì, vieni a vedere, prendi tu quello che sei. Quindi ti ho trovato, ti ho trovato. E Siri ti chiamo, giusto? Dai, Ronny, è Siri, è giusto? Ronny? Lo sta vedendo. No, ma è giusto il nome? Cosa? Si chiama Siri, è giusto? Sì. Ciao, Siri! Facci sapere come va. Lo può scrivere in chat, se vuole. Diglielo. Ciao! Allora, vediamo un po'. Ma l'Alessio non lo guarda il gioco del gatto? Vuoi guardare il gioco del gatto? Senta, te lo metto. Sarebbe ora con un suo utente, perché qui abbiamo bisogno di utenti, Però sinceramente non mi dico. Allora. Tira via questo. Dai, vediamo. Siri, ti piace il gioco? Un po' diverso del solito. Sì. Penso di sì, non lo so, adesso vediamo. Allora. Va. Dobbiamo cercare. Oh, guarda che bello. Sì, ma non piace questo. L2 per osservare. Posso bene? Allora. Vediamo un po'. Come si cercano mai. Beh, adesso è abbastanza statica la situazione, però la grafica ci siamo, il gatto l'inquadratura è molto pulito, Cosa dici, Ronny? Non è YouTube questo? Sì, è fatto bene, è fatto bene. Boh, ci mancava che potevamo morire da qualche parte. No, no, è giusto, vai avanti, tranquillo. Lo so a memoria, Il tempo non sapeva niente, stavolta Ronny ti ha bagnato il naso, occhio, Ma perché Ronny non l'ha visto? Ma ha bagnato il naso perché non è mai uscito su Xbox. Ma sì, l'ha battuto, dai, scherziamo. Sì, è questo, stai tranquillo. Diglielo Alessio che c'è un'altra bambina che sta guardando, sotto c'è la Siria che guarda, Ti scrivo, Sì, iscritta, e adesso dobbiamo trovare la live. Sì, puoi scrivere in chat, adesso troviamo la live. Hai bisogno del nome? No, l'ho trovato, stiamo cercando la live, perché ho fatto fatica anche col mio a trovarti. Ma sai quando lo cerco io cosa faccio? Prendi YouTube con le due dita, tira in giù, ti aggiorna le iscrizioni che hai, se sei iscritto ti la tira fuori subito le live vengono portate adesso, tutte davanti. Adesso te l'ho messa come iscritta. Ok, vediamo. Allora, qua visualizza. C'è la miseria. Allora, con L2 si guarda in giro, va bene. Smiagolamenti liberi. Allora, gli oggetti che ci sono, se li vai contro si spostano, ok. Vediamo un po'. Primo trofeo, è stato difficile. Allora, la città morta. Vai uscire da qua. Aspetta, forse così. Io te lo metto qua. Allora.
No, di lì non posso andare. Devo scendere, ok. Scendiamo. Là c'è una luce. Ci sono dei topi con gli occhi rossi. Siri, dove andiamo? Andiamo dritto? Oh, cosa consigli? Quando è online, Fabio, dimmelo che la salutiamo, eh? Sì, un attimo. Sì, no, perché non lo so quando è che viene su, non la vedo. Eccolo qua, no, ci ho messo un po', ma adesso ce l'ho fatta, adesso perché non lo so quando è che viene su. Va bene, Siria. Abbassate, chi è che ha alzato il tono? Mi sa Fabio, c'è il volume alto, o non metterla vicino a te, perché fa rimbomba. Falla stare almeno un paio di metri. Falla stare almeno un paio di metri, sennò. E poi io ho dovuto mutare, perché sennò. Scusatemi. Ma fa niente, il problema c'è. Al limite abbiamo 14.000 eco. Già passato. O ha la cuffia, non ha la cuffia lei? Un attimo, tranquillo. Sentiamo da qua. Allora, intanto do un'occhiata alla grafica, ragazzi, anche chi guarderà in differita, fateci sapere cosa ne pensate, se volete vedere delle altre puntate, se vi piace il gioco, se è da cancellare, qualsiasi cosa sia, fateci sapere, se magari ci avete già giocato. Follow me, andiamo a vedere il follow me, con le frecce di qui, devo dedurre che... No, non ho dedotto abbastanza. Siria, cosa dici? Dove andiamo? No, qua non si può salire. Qui c'è una porta, ma è chiusa. Depo, se non mi sbaglio, cos'è? Il tavolino, poi dal tavolino devi cercare di andare su? Boh. Tavolino lo segna, ok. Perché c'è la videocamera che ti segue, non so se ci hai fatto caso. Sì, ho visto, e c'è anche, ci sono anche le freccette sulla porta, che dovrebbero anche essere abbastanza... Però scende, se schiaccio scende. Adesso... Per saltare non salta sulla tettoia. No, no. Sto provando. Allora, lei col suo tablet non può scrivere, comunque connessa. Va bene. Ciao Alessia, ci sente? Sì, ci sento. Ok. Dalla finestra prova, dice Siri. Allora, vediamo un po'. Sì, col lavoro ci sarà. Saluta, passare con la manina. Allora, Siri dice dalla finestra, però io adesso sono salito qua sopra. Allora, la finestra... Dalla finestra c'è un buco sotto la griglia, comunque. Ah no, qua c'è la finestra, l'hai visto giusto. Brava. Ok. Vuoi dire qualcosa? Esatto, allora adesso siamo arrivati qui. Se avete suggerimenti o altro dove andare, scrivete tutti. L'unico suggerimento è non andare in mezzo alla ventola a tritarti. Allora devi trovare il modo di bloccare la ventola. Allora, sputa una palla di pelo.
Aspetta un attimo, di qui non si può andare, no? Di qui no. E ma oggetti. Ah, là c'è però una specie di interruttore, qualcosa, ma non so se può, non posso salire, vero? No. Di qui non si può salire. Esatto, molto bello, hai visto? Un gioco un po' diverso, Siria. Adesso dobbiamo bloccare la ventola, dice Zeppo. Il problema è come? Che ce lo dica direttamente, come prima. Prova, devi trovare, vai di torna indietro. Ho visto qua, ma però non so, non posso prendere gli oggetti, non penso. Prova a guardare in alto. Ah no, li prendo in bocca. Ah ok, si può. Va bene, va bene. Non so, non avevo idea, non. Ho preso in bocca un. State vedendo? Un secchio. Vai, adesso torna su. Non dalla porta, devi tornare su da dove. Voilà! Ragazzi, qui siamo abituati a Death Stranding, facciamo dei lavori inversi con le moto. Adesso devi lasciare andare quel coso di lì, bravissimo. Boh, passa. Là. E adesso? Un secchiello, giusto, non mi veniva il nome giusto, brava. E c'è anche la lì, guarda. Brutto la lì. Ciao Alessia. Più forte, se no. Anche la Siria. Ciao Siria. Allora, qui mi ha fatto salutare tutti. Ma non ti vede. Allora, non buttarli su tutti, eh. Ah, lei li ho buttati, mi spiace. Vai, fatto bene. Allora. Vabbè, io non lo so, dovevi dirmelo prima. No, ma perché non posso. Vado, dai. Dai, vai avanti, vai avanti. Allora. C'è da andare giù? No, non penso. Di lì perché c'è un bucone. Qui. Ma è a boss fissi o. Cioè. Com'è la surfa? No, se rimane lì. Non ho capito, scusa. È a mosse fisse, no? Boh, sì, mi sa abbastanza. Vedo che non è. Insomma, io ho visto fino a un pezzo. Non è proprio. Sì. Allora, qua non posso fare niente. L'unica roba che mi segnala è questo coso da buttare giù, eh. Sì, lo butti giù e apri il vetro, rompe il vetro. Lo fa a memoria, Ronny, tu pensa. E adesso andiamo giù noi. Lo fa a memoria, ha giocato i primi 20 minuti, l'ha detto. No, guardate, non ce l'ha. Ha dato un attimino il cervello per capire che cavolo fa. Allora papà. Triangolo, fermati. L2 R2 e cosa ci faccio? Vabbè, muoverla. Ecco, adesso qua devi andare da quelle parti lì. R2 e LR per scappare da non so, non mi ricordo più che cosa. La poltrona, dice Siria. Hai almeno un 7-8 volte prima di capire. La poltrona, ha detto Siria, andiamo sulla poltrona. Siria fa la furbo, ma mi sa che anche lei l'ha visto. L'unico che non l'ha visto sono io, va bene. Siamo andati a leccare nel piatto. Basta leccare, eh. Ecco, delle belle miagolate. Passiamo sotto. Secchio. Ok. Aveva 7 serie, lì ci sono i topi. Ecco, salutiamo Andrea. Adesso. Ciao Andrea. Ci farà vedere come sfuggire alla carica dei topi. Cioè i topi che attaccano il gatto. Sì,
Sì, io sono arrivato più o meno fino a qua. Un po' più avanti sono arrivato, ma... Ma perché no, non può scrivere Alessia? No, perché attaccano Andrea. Perché non può scrivere? Praticamente lui quello che ha fatto in 5 minuti, tu l'hai fatto in 20. Ok. Cioè il primo robot. Sono arrivato fino dove vengo attaccato pesantemente. Ecco il robot. Ecco il robot, entra a girare il robot. Ma perché la legge non può scrivere? E poi te lo spiego. Ah, ho capito. Ma c'è un limite o l'avete messo voi il limite? Ho capito, ma... è una cosa settata o... Hai capito tu. È automatica? Automatica. Ok. Ma è giusto, giusto. Si sa mai. Allora... ma comunque fino a un pezzo dovrebbe darti tanti suggerimenti. Ma già solo suggerimenti, per quello che ti chiedevo, mi sembra un gioco a via obbligata, tanto per spiegarvi, no? Ma secondo me fino a un certo punto, poi dopo cambia. Sono affari tuoi. Sei nella parte iniziale, un po' come un tutorial, ci sta. Sì, più o meno sì. Per carità. Ecco, qua abbiamo i topi tutti incazzosi. Sentamente abituati a giocare agli open world. Io sono arrivato più o meno qua. Corri, c'è il tasto per correre. Corri, via. Funghi. Mi manca la moto, o il camion. Qui c'è andava la moto. Hanno toccato? Ci hanno preso, ragazzi, dobbiamo ritentare. Malissimo. Robottini topi, scrive Siria. Scusa se te lo dico, ma sembravi un gatto ubriaco, eh? Io ve l'ho detto che non ho la moto. Va bene, adesso però non è la scusa che il problema è la moto che si guida male, è tu che guidi male il gatto. Corri, non stai correndo. No, che non sto correndo, ti ho schiacciato il tasto. Ma come non sto correndo? Sì, io stavo correndo, adesso l'ho mollato, ho sbagliato. Stavo correndo. Corri. Ma hai fatto venire il dubbio, ma è il tasto giusto, Ci hai attaccati? Sì, c'è scritto di schiacciare... per correre, scusate, un attimo solo, fatemi vedere. Sì, adesso... Ma quando c'è i topi attaccati ci sarà un tasto per scrollarteli di dosso, immagino. Sì, R2 per correre, e questo qua è il tasto per scrollarteli di dosso. Il chiodino per scrollarteli di dosso. Esatto, quello che ho fatto. Allora, fatemi correre un attimo, vediamo cosa succede. Comincia a partire almeno. Allora, R2 l'ho schiacciato, eccolo qua che sta correndo. Usa il potere del gatto, va bene. Forza. Vamos. Andiamo su, andiamo dritti. Vai. Dovrei giocare. Salta! Olè! Avete visto? Siamo riusciti a passare i topi. Ecco, intanto hai già preso le pulci, vedi?
dire tutte le frecce a destra, Andre? Secondo me di andare a sinistra. Vado di intuito, E mo'? Sono salito qua sopra. È di stile Tomb Raider? No, No. Non si può andare di lì. Non fai salti sul... Sì, hai mai visto un gatto che fa una roba del genere? Cioè, vedi tutto. Vabbè, ma... Perché torni indietro? Perché non sapevo dove andare. Perché non potendo andare avanti, torna dai top. Ok, andiamo su. No, scende così. Non risale di qua, sì? Ok. Allora, dove si va? Suggerimenti? Le due bimbe cosa dicono? Vai, Ale, dove facciamo andare, Andrea? Siria? Io sono qui che aspetto suggerimenti, dove bisogna andare? Io tornerei dove eri prima, quindi... Ma tu lo sai, Siria? usa il potere del gatto. Accetto solo suggerimenti da Siria e da Alessia. Hai capito, Ale? Dai, trova il sistema da uscire da lì. Io intanto ceno. Allora, tiri lì sulla grata, andiamo sulla grata, e poi? Dai, Ale, su. Come non lo sai? Ma non ci sono più i suggerimenti, già? No, adesso ho trovato, prova ad andare avanti. Adesso sono arrivato qua. Ah, ok, c'è il tubo. Allora, Siria scrive sulla grata. Esatto. Questa intuizione da dove è venuta qua? Niente, sto andando a caso, vi dico la verità. Un po' di genio momentaneo. Sto andando a caso, ragazzi, proprio ruota libera, non è che erano idee. Siamo in un ambito completamente nuovo, non ho... Ho visto... Ah, a proposito, ho visto un po' di commenti su quello nuovo, come si chiama? Protocol... Avete capito? Quello spaziale. Stanno iniziando a sparare a zero e sta perdendo il 10% in borsa. Io ho visto 10 minuti... ma è bello come... colori, sei su un'astronave, poi ti mettono in galera, devi cercare di scapparci, un po' di mostri apri le porte, bisognerebbe vedere andando avanti com'è, perché dicono che sono rimasti un po' delusi, chi ce l'ha già in mano, poi non lo so, non lo so, bisognerà, sicuramente adesso costa troppo caro per prendere, 80 euro, con quello che dobbiamo pagare, guarda, è quello che hai detto, ma di gara, chi ce l'ha in mano. Ah, cioè, beh, c'è cioè, ma il gioco. Sei tu che hai pensato male, il gioco. Guarda, io non vivo in Riccione, l'unica cosa che so è quello, io non vivo in Riccione. Ah, e nemmeno io vivo in Riccione. Allora, hai visto Siri che siamo saliti? Siamo di vacanza, questo sì. Per Siri e Alessia, siamo saliti in alto. Adesso divento... lo streamer di Siri e di Alessia quando voi due avete da fare, La lastra? Ok, cosa facciamo con la lastra? No, l'unica cosa mi fa passare da qua. La lastra? Quale lastra? Infatti. Allora, guardiamoci in giro, Perché non c'è, cioè non dice niente. Dice avanti...
avanti sulla sinistra che vedo la lastra, ma è un pezzo di legno. Di avanti sul muro. Se vai avanti sul muro, sulla sinistra c'è no. No, stai tornando indietro lì. No, stai tornando indietro. Aspetta che sto andando dove dici tu, vado avanti. No, c'è. No, qua sotto, posso salire, ragazzi. C'è la lastra di legno. Qui posso salire. Sotto, sulla sinistra. Ah, sì, è vero, l'ho visto anch'io. Ma visto che ci fa andare su, ci sarà da andare su, no? Non lo so. Prova, prova, guardate, ma non credo, però. Prima sei salito, ma non c'è sopra niente lì. Parla. Ciao, che sei collegato adesso? Sotto, sulla lastra, c'è quella lastra che non scende. Ok, datemi capire dove è la lastra che ci vado. Arrabbiata perché dice che cavolo non mi ascolta. Ciao Federico, scusami, Siria. Ti ascolto, Siria, però non capisco dove volete farmi andare. Mi fermo così allineiamo le live, perché sennò. Intanto ciao Federico che si è collegato. Conosci il gioco, Federico? Noi siamo qua a capire cosa fare. Prima partita. Se vai avanti sul muretto, sì? Invece di salire sulla sinistra c'è la grata sotto e c'è il pezzo di legno che attraversa e vai dall'altra parte. Pezzo di legno sotto, vai avanti. Ah, ok, Federico. Adesso sono sull'angolo, Ce l'hai sincronizzata dalla live? Ma girano l'angolo, però fallo l'angolo. Ok, l'angolo. Ah, ok, l'ho vista. Ecco. È lì che dice. Ok, giusto, Siria. Scrivimi se va bene di qua. È per porta, se sono quello. Fa il bravo, Depo, che abbiamo le due bimbe, bisogna farle giocare. Mannaggia, veramente. La mia deve ancora fare i compiti, ma lascia perdere. Ma dopo il gioco del gatto, giusto? Infatti sta facendo pausa al gioco del gatto, attualmente. E adesso dove andiamo? Siamo di qui? Vai sul tubo. Che troia. Che troia dall'altra parte, o tubo, cos'è poi? No, quello l'ho già fatto, adesso eccolo qua, c'è un asse. Condizionatore. Allora Federico, abbiamo provato, intanto grazie di essere collegato con la nostra live, se vuoi iscriviti al canale, e oggi avevamo questo gioco gratis da provare e abbiamo deciso di fare un test. Visto che sono gli ultimi giorni. No, ma qui siamo tornati, ragazzi, siamo tornati all'inizio, adesso, siamo tornati alla porta per andare giù. È all'inizio, è vero. Abbiamo sbagliato tutto, Ho detto, perché stai tornando indietro? Abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo, parla in singolare, scusa, ha seguito le indicazioni. Avete fatto bene, sembra figo. Sì, infatti Federico, ho sbagliato, se tu non segui Siria. Allora ero passato di qui, non mi ricordo più io. Tac tac. Più che altro, Federico, eravamo curiosi perché, come abbiamo detto all'inizio, ci sono un po' di pareri contrastanti. C'è chi dice che è bello, chi dice che è brutto, quindi abbiamo detto proviamolo, ci togliamo il dubbio. Non sale più. Lo mettiamo in carica e lo vieni a vedere qua. No, ma allora, noi siamo scesi giù, quindi, scusate un attimo, il giro che abbiamo fatto di scendere di qui allora non va bene, o sì? Qui siamo saliti e va bene. Ciao, dai, dammelo che lo metto in carico. No, stai tornando indietro di nuovo, Andre. La Siria dice dall'altra parte, quando sei dall'altra parte. Allora torno sull'asse. Poi? Vai sul tocco di legno. Ci sono andato. Come no? No! Perché no? Dici di tornare indietro. Fai parlare da lei, così la sento, dai. Andretto, è indietro! Indietro poi?
E ma più indietro di così non si può, sono fermo qua dove c'è. Indietro, praticamente lì nell'angolo. No, no, indietro. Ok. Qui sono all'angolo. Lì nell'angolo, da quell'altro, 10 da X, la prendi, scendi. Io non la vedo, no! Però. Dopo il blocco. Ecco, quella lì. Quella X. Sì, adesso no, se ne andrà la faccia. E scende, eh. Qui scende, eh. Qui scende. No, non da lì. Sì, no, va bene, va bene. Va bene. È su, dove dicevo io. Ok, poi? Poi? Poi, va di là. Di là dove? Sinistra o destra? Di là, dritto. Io ho capito, c'è la finestra, eccola qua, dai, l'abbiamo beccata. La finestra? Lì, di là, la finestra. Ok. E Federico, se vuoi dare degli aiuti, suggerimenti, scrivi anche tu, Federico. Tutti possono scrivere. Vai, vai, noi prendiamo buono tutto quello che dite voi oggi. Esatto, puntata sabato dei bimbi. Poi dove si va? Premi per miagolare, va bene. Ah, smiagoliamo se accendono le luci. Se miagolo se accendono le luci, eh. Vuol dire che bisognerà fare qualcosa. Se mi agolo si accendono le luci. Ma guarda che io ne ho di più, eh. Io qui sono il più vecchio del gruppo. Forse Federico sei il più giovane. Tranne i due bimbi sotto. Vabbè, i bimbi sono una cosa a parte. Allora. Alla Alessia piace il gioco? Ti piace il gioco? No, dice di sì. Bene. Ma perché l'hai costretta tu, Fabio? No, dai, vale. No, no. Allora. Io. Allora, bisogna miagolare, ce l'ha detto, per accendere queste luci qui benedette. E poi? Puoi salire sul muretto. No, non mi dà niente. Posso solo scendere. Qui ci sono delle cose, ma non può far niente. Dunque, noi aspettate un attimo, ne siamo arrivati da qua, giusto? Sì, la finestra è lì. Ok. Se mi agolo, sto accendendo queste robe qui. Però qua dentro, l'unico punto è qua che mi fa saltare. Dice che devi spingere il barile dalla parte opposta. Ok. Va bene, Federico, se hai voglia, registrati al canale, ci farebbe piacere, dai, che portiamo altri tipi di giochi di solito. Ciao, Federico. Ciao, grazie. Allora, ho capito che devo spingere. Ah, forse posso entrare. Ah, ok. Ha capito, deve farlo da dentro. Ecco, sì, da no. Sì, sta spostando il barile come volevi. No, ma devi salire qua sopra, è giusto? È giusto? E poi? C'è il tavolino. Niente, tavolino no. È una cosa in più. Ci fanno anche le finte. Boh. Vediamo un po'. No, qua è sceso. Ok, è sceso. No, scusate, eh? Perché noi siamo arrivati dall'altra parte col barile. Qui si può andare su, c'è un barattolo. Abbiamo buttato giù. Ma il barile dov'è? No, dall'altra parte. Ah, ok, quindi non siamo nella stessa. No, barile. Sono andato avanti. E saltando da una parte all'altra da un po'. Ecco che è caduto giù. Da un po' l'idea di. A volte si perde un pochino la cognizione, ma poi c'è la nebbia.
Ah, ma questo qui è preimpostata la cosa. Sì, sì, ma infatti che ho detto, mi sembra un gioco così idealmente percorso obbligato. Beh, sicuramente non sei, non hai una mappa... non è un open world di quelli che piacciono a noi, però vabbè, fa niente, bisogna provare anche gli altri giochi. Diciamo che poi ti ritrovi in alcuni punti che insomma ci devi ragionare sopra per fare le cose. Vai! Per il momento funziona. Giù, giù! Andiamo giù? Ecco, giù! Devi stare giù! Giù dove? Giù. Ma più giù non posso andare, eh? Ecco, in là! A destra. Destra. Ok. No, posso solo. Aspetta. Posso solo andare qua e non posso andare da altre parti. Non mi fa andare. Non può andare. Ho solo una X qua. Che passa qua. Vedete? Allora destra. Sulla ventola. Sulla ventola. Ok, un attimo che non ho capito dov'è la ventola. Un secondo che la c'è. Ah, qua c'è la ventola, ok. Bravissima. È un gioco per bimbi, vedete? Noi cerchiamo troppo complicata la roba. Oh, hai visto? Tac. E giù. Là. Guarda lì. È morto. Ecco. Là. Il là, il là, bisogna capirlo. Lei poi con allora fa niente, dai, non importa. L'importante è ridere. Infatti, dai. Infatti. Allora, l'Alessia cosa dice? Falla parlare nel microfono almeno. L'Alessia si vergogna, devi aspettare almeno un 2 o 3 ore di live, poi si lascia prendere. Dopo parla solo lei. Alessia, guarda che qui bisogna partecipare alla live, perché altrimenti... Ma c'è anche la mamma dell'Alessia che guarda, siamo tutti... No, la mamma no. Allora... Qui adesso... Serve l'aiuto della Siri e dell'Alessia qui. È al bagno attualmente. Ok. Dove andiamo? Andiamo su. Andiamo su o andiamo giù? Andiamo su, sto salendo, mi propone solo quello, quindi non è che c'è troppo da... Ok. Quindi dobbiamo scavallare la montagna. Più che altro bisogna girare e cercare dove ci sono le X da andare, detto tra noi. Quello che vedo, l'impressione che mi dà, so, tu Ronny come la vedi? C'è una scala lì, la vedo anche io un po' così. Ma il mio giudizio sul gioco te l'ho dato privatamente, eh. No, ma infatti, però, sai cos'è? Tipo non che... spoileriamo. No, ma infatti, ma il concetto sai cos'è? Che averlo gratis, perché costa sto gioco qui, È abbastanza nuovo e ho paura, non so se ce l'ho ancora per questa settimana, se non sbaglio dopo mi scade, ho detto proviamolo, tanto piove che Dio la manda, quindi che tempo c'è in Svizzera? Da me piove, da te? Anche da me in Svizzera? Da me piove, ma piove fenomeno. Sotto, guarda sotto che c'è qualcosa. Sotto sulla sinistra c'è la X. No, torna indietro. Torna indietro? Ah, ok, ho visto. Dentro le scatole. Mamma mia, ci vogliono due occhi. Eccolo lì. Ok, abbiamo finito, getta via. Ok. Ma queste bimbe le hanno già fatte le letterine a Babbo Natale? Dipende se hanno delle bimbe che devono pagare il gas. Per questo. Cosa? Direi di fare una live a parte su questo. Perché? Scusa. Qual è il problema? Perché le bambine che hanno il gas da pagare. Le bambine non hanno bollette da pagare, eh? Ah, là, su, che abbiamo già spedito la letterina. Sì. Bisogna vedere dove l'avete mandato. L'avete mandato l'amministratore. Cosa ha chiesto Alessia? Aspetta, che dobbiamo giocare. C'è sotto anche l'altra, dai, dopo. Siri, l'hai fatta la lettera a Babbo Natale? Sai che non ci senti? No, non l'ha fatta. Non l'hai ancora fatta?
Mamma mia. È tardi, perché dopo un certo punto... Allora, bravissimo. Sirio non gliene frega niente della letterina, però mi ci sono. Magari se già lo, magari se già lo le mando le letterine. No, sto sbagliando. Ma da qua sono bloccato, qui sono fermo, Ci sono gli spuntoni apposta per non far salire i piccioni e neanche i gatti, li vedi? Sì. Ah sì? Ma quelli ho visto. Ma non li vedo neanche io, li sputo. No, di là, guarda, sono qua, Lippo. Guarda fuori, ti faccio vedere. Aspetta, Sgattuggiamo un po'. Vedi, guarda sopra i condizionatori. Quindi di qui non si può passare. Però guardate una cosa, c'è l'interruttore lì, Avete... Bisogna fare il giro, allora. Sì, ma tu sei arrivato da lì, Andre. Sì? Ah, sì? Sì, tu sei arrivato da lì. E qua pure di... Dove c'è la tenda? No, qua siamo in cucina, infatti ci Ma qua cosa devo fare? Guardate qua, mi dà L2 R2, R2. Cosa devo fare con questi due tasti qui? Guarda cosa sto facendo. Sto facendo le unghie sul tappeto. Ah beh, allora dopo la cronopioggia abbiamo le unghie sul tappeto, va bene, andiamo avanti. Mannaggia, era anche persiano questo tappeto. Serve aiuto. Oh, e mo? Ah, sono andato sulla tastiera. Dati danneggiati, serve aiuto. Non è che devo muovere sulla tastiera con i tasti giusti perché siamo rovinati. Oltrepassa la porta, ok. Ma il tuo gatto lo usa il computer? Potresti fare scrivere gatto YouTube, Dovresti fare scrivere gatto YouTube. Scrivere anche i film a volte. Obbligato da proprietario a guardare gli stessi film che guarda proprietario. E mo? Allora, siamo arrivati in cordo, ci sono delle tastiere, ma non so qua. Scendo. Siria dice che per terra ci sono i trasformatori che servono a qualcosa. Qui, cose lì. C'è uno che hai raccolto, che hai tirato per terra prima, che devi raccogliere e metterglielo lì. Ok. Che ho trovato per terra prima. Ah, questo, ok. Prima, a sinistra. Sì, sì, l'ho visto. Quello lì. Ecco, bravo. Lì. Boh. Ce ne saranno degli altri allora, ce ne sono quattro, dai. Ci sono quattro cose da raccogliere. A occhio. Penso di sì, a occhio dovrebbero essere così. Qua però... Ah, eccolo qua, uno è qua. E vedi, cercare, No. Trova gli altri due, dove sono? Non me li fa mettere, non è il suo posto? Ok, preso. No, no, non riuscivo... Non me lo... uno è in alto, guarda, l'ho visto. Lo vedete? Non sono altro. No? Boh. Sarà troppo in alto. Boh. Qua c'è una leva da tirare. C'è la leva. Sì, sì, l'ho fatto, l'ho già fatto. Guarda qua che storia. Adesso salti sopra così riesci a arrivare in alto. Esatto. Da dove devo andare in alto? Scusatene. Dove si è spostato? Come quel marchio? Hai spostato il coso, salti sopra e poi vai a prendere quello in alto che vedevi. Scendi da lì. Vai sopra quel coso. E sotto tra l'altro c'è un altro. Ok, uno. Preso. Bene. Tre. Il quarto è sotto quel coso lì che è spostato. No, questo sembra un floppy disk. No, no,
caso è sto, quel caso che spostava prima tutto ce n'è uno lì, lì. Bravo. Vabbè, scusatelo alla sua età, un attimino. Poi lasciate parlare le bimbe, eh. Attatemi 10 secondi che attacco la caricabatteria, perché se no fa un po' siamo staccati. Fatemi attaccare la caricabatteria un attimo. Ma là è staccato, aspettate un attimo. Un secondo perché abbiamo tutto senza corrente qui qua. Mi dai, ti serve? Sì, mi serve. Un attimo perché sono senza. Devo attaccare la caricabatterie. Allora. Perché qui tra viva voce, una roba e l'altra. Siamo già un attimo di pausa. Tanto il miso non fa male, no? Paga la pausa. Allora, pausa. Eccomi qua. Allora, adesso dove andiamo? No, qua siamo già venuti, ok, niente. Si è aperto qui. Adesso vai nella botola che è aperto. Sì, no, scusatemi, ero un attimo. Allora. Allora, non ho capito cosa stai cercando di fare. Ti si è aperta una botola, devi andare là. Ma sono entrato nella botola. Dove sei rimasto tu? Sono dentro, eh. Ah, quella è una botola che si è aperta. Quella è una porta gigante. Quella si è aperta questa? No, proprio quella l'ha aperta prima. Questa appunto l'ha aperta prima, no? Sì, no. Quella l'ha aperta prima. Allora, tra fare una roba e l'altra lì per scherzare mi sono perso un pezzo. Dai, dov'è che devo andare? Dov'è sta? La leva? No, la leva l'ha tirata prima, sì. Infatti, ma scusa. Siamo. Tra ridi, scherzi e fai, ci siamo persi dove dobbiamo andare. Allora, entra di nuovo nella stanza dove eri prima, c'è qualcosa da fare lì. Ok, sono entrato. C'è qualche micro guarda, c'è un teletrasportatore lì. Un teletrasportatore? Sì, ti fa entrare in un altro mondo. Vabbè, l'unica roba potrebbe essere questa, cioè. Il posto di dove sei andato adesso? Su quella cosa. Sì, ma non è il messaggio che è importante. Lì sulla sinistra, ma sul scaffale in alto, eh? Ti mostra qualcosa. Lo vedi? La scatola lì in cima? C'è un rilevatore a sinistra del monitor, giusto? Le CRT in alto? No, a destra, ancora, vai a destra. No, qua non posso andare da nessuna parte. Vai con lo visuale a destra, lo vedi quel rotondo? Vai a destra ancora, ancora un pelino a destra. Destra, Andrea. Che sono andando a destra, ragazzi? Destra è qui. Dove il tondino sopra, nella scatola in cima, quella. Quello è caso, dove vedi il tondino? Sali sulla sedia. Poi sali sul robot. Ecco, sali su in cima di lì. Sali su lì e vai in fondo. E mi sono. Ok. Vai in fondo sulla sinistra. Ho buttato giù la scatola. Dalla scatola è uscito qualcosa nella scatola. Qualcosa, no? Scendi sotto nella scatola, è uscito qualcosa, scendi. È lì sulla sinistra. È lì per terra, ti fa il tondino. Andre, cioè cavolo. Io lì mi sono. Sei ubriaco? Io devo cercare di dare retta a tutti, ragazzi. Uno va di qui l'altro di là, ascolto tutti poi. Portate pazienza. E adesso dove andiamo, Usternese, qui? Torniamo qua? Getta via. Ok. No, gettarlo via. E non mi dice lui, getta via, vedi?
Sì, ma non è da gettare via. E quando l'ho fatto lo... da usare per bloccare una ventola o qualcosa. Ma l'altro scarico. Aspetta un secondo, perché abbiamo ma niente, tanto devo andare a fare, devo andare a preparare da mangiare. Non è un problema. Ti prendi anche questo. No, no, va bene questo. Ti va bene quello? Sì, sì, ok. Quello che dice... Va bene. Allora io vado a preparare da mangiare. Il mago dei videogiochi. Arrivo subito, ragazzi. Aspetta, ti faccio vedere l'arancia. Vai più vicino, là. Vai Fabio! Di me. La vedi? Cosa devi fare? È un arancio, ce l'ho fatto. È arrivato dalla Sicilia. Ma che ora? Oggi, a mezzogiorno. Gli hanno mandato un regalo. Spostati, vai, che sono se ti affaccia la... Sì, adesso no, adesso giocare, su, via. Oh, spostati. Allora. Prova a piazzarlo sopra il robot. Sopra il robot? No, niente. Se no, fai... Quello non è un robot. La casa mia. Il robot è quello sotto. Qui non, qui non posso, eh. Qui non posso. Qui non puoi farlo. No. Fai una cosa, Ale. Vai a svegliare la mamma e chiedile a che ora ti dobbiamo svegliare. Adesso le prendono, eh. Questo è un modo per prenderle. Questo è un modo per prenderle. Ragazzi, bisogna trovarle tutte, no? È un modo per prenderle. Allora. Prova in un'altra stanza, cioè, a vedere se devi piazzarla da qualche parte sul computer, dove si accede. Freccia a destra, freccia qui. Cosa vediamo? Eccolo qua. Saltava lì sul computer. Andata. Eccolo. Okay. C'era un casino di frecce anche. Ciao, chi si è collegato adesso intanto, ragazzi, ripetiamo sempre a tutti, mi raccomando, registratevi al canale. Oggi stiamo facendo una prova di curiosità con anche due bimbe sotto che ci danno i consigli su questo nuovo gioco dei gatti. Allora, uscito questo robot qua. Alessia, se vuoi venire a parlare anche te come fa la Siri, vieni, eh. Capito, eh. Insieme al papà. Insieme al papà. La massima espressione. Ha funzionato, sono libero, grazie. Non credevo alla telecamera, un gatto nella città morta. Io mi non ricordo il mio nome, a quanto pare la memoria è danneggiata. Sono rimasto intrappolato nella rete elettrica per troppo tempo. So di aver lavorato per uno scienziato che veniva qua. Per adesso puoi chiamarmi B12, così c'è scritto nel mio esterno. A girarsi in città morte è pericoloso, ma hai l'aria di uno che sa come gestirsi. Usciamo di qui, seguimi. Ok. E trofeo guadagnato. La cave apre la porta, questo lo ricordo. Aspetta, ci penso io. La batteria è quasi scarica, vieni qui. Vediamo un po', seguiamolo. Questo dovrei indossarlo. Che cosa devo indossare? Ok. Ci ha messo qualcosa sulla schiena. È entrato dentro di noi? No. Siamo diventati un gatto bionico adesso. Ah. No, quello per caricare il cos'è? Per caricare il nostro amico robottino adesso. E poi dove si va, Siria? Visto che sono qui, sapete tutto, avete già giocato, forza. C'è il pallino! Di là, nell'altra stanza. Ok. Ah, mi sa che Siria l'ha finito, scusa.
Ho digitalizzato la chiave e ho conservato nello zaino, ok. Premi per aprire l'inventario. Ok. Cambia categoria. Ricordi? Vabbè, niente, ce ne frega un tubo. Facile, sì, a cosa serve? Se un oggetto ti incuriosisce puoi mostrarlo a me. O chiunque altro potrebbe, vabbè, facciamo gli incontri, adesso usciamo da questo appartamento, va bene. Qua c'è qualcosa da attaccarsi qua sopra di sicuro, eccolo qua, apri, ok. Seleziona un oggetto da chiave, ok. Premi per usare la torcia. Vabbè, più bello senza torcia. Codice 1, 2, 3, 4? Di solito è così. No. No? Anzi, sono evoluti. E beh, ci sarà scritto da qualche parte. Queste qui sono... Siria, Ronnie, la Lesia cosa dicono? Aspetta, gira un pochino per la stanza, che su queste cose qui Alessia è molto ferrata. C'è da trovare un codice da quattro cifre. Eccoli qua i numeri. Lì ci sono dei numeri e anche qua c'è pieno di numeri. E beh, allora. Ma accendi la torcia, sennò lo vediamo. Ah, ok. No, ma io la sento serie sotto. Ma te che non c'è più? Ha appeso Siri, riaggancia. Allora, ma non è tanto. Io ci vedo, non so voi, vabbè, ve l'ho accesa, non c'è problema. Adesso si è incartato qui. E i numeri dove stanno? Ciao, chi si è appena collegato, stiamo provando un gioco nuovo, se avete suggerimenti o altro, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Gioco molto diverso da quello che normalmente portiamo sul canale, oggi per curiosità ci siamo lanciati. Vedi che ci sono dei numeri lì sul muro. L'ho visto, ma ce ne sono tanti. Ale, secondo te? Torna dove ci sono i numeri che... 0476, proviamo il primo. Vedi lì? Proviamo il primo. E no, 0 non c'è, 476 nemmeno, allora 0476 non è. Richiana? Devo richiamarlo? Ma io lo vedo sotto. Tu vedi che non c'è più Ronnie? Aspetta un attimo che vi richiamo. Aspetta che vi richiamo. Fabio, aspetta che vi richiamo. Cioè c'è addirittura carica batteria scarico, peggio di così non si può, aspetta. Dobbiamo intervenire perché sennò tra un po' siamo tutti scollegati. Adesso c'è, eccomi. Aspettate perché c'è tutto scarico, carica batteria, una roba l'altra. Scusate che si è riappeso il telefono prima come quando. Ma va, che problema c'è, ma non preoccuparti. Va bene, senti? Sì? Sì. Okay. Ma si è ricollegata col tablet? Sì. Si è ricollegata con tablet, perché prima appunto non è abituata alle mie cuffie senza filo e fa niente. Continua a prendere la chiamata. Ma fa niente, lo sai che non guardiamo tutte le virgole qui. Io piuttosto ho scoperto che ho attaccato carica batterie al cellulare, carica batterie era scarico, adesso vedevo che non c'era più niente, meno male che me ne sono accorto. Allora, stai cercando dei numeri per entrare, 0476 non va bene perché 2466. Sinceramente non li vedo sti numeri qua, dov'è che sono scritti? Sono sul muro davanti a te. Non li prende, aspettate un attimo, 2, 4, 6, 6, no. Cambio di soluzione. Ma non li stai inserendo i numeri? Li ho messi. No. Allora prova ad andare ancora davanti al muro. Sono davanti al muro, guardate adesso. Li vedi? 4, 1, 5, 7. Papo. Non è uno quello è un 4. 4, 2, 4, 4, 5, 7. 4, 4, 5, 7? Sì. No, sbagliato. Mi
mi sembra 1-1, 4-1, 5-7. Pensate che vado vicino perché io non ho un televisore di 8 metri. No, è un 4, ragazzi, è 4-4-5-7, sono venuto vicino. Di là c'è, allora, quelli con lo 0 non vanno bene perché lo 0 non c'è. 7-8-8-9. 7-8-8-9. Ok, guarda che io scrivo, abbiamo una torcia. Hai anche dei numeri dall'altra parte, non so se ci hai fatto caso. Ma se con la torcia si vede peggio. Ma no, io lo vedevo meglio. Va bene, me l'accendo, ok. Ok. Ve l'ho accesa. Qui c'è una stanzetta, andiamo nella stanzetta. No, vedi che lì, oltre a quei numeri lì che hai visto tu, ce ne sono altri. Non so se ci hai fatto caso. Sì, li ho visti, ce ne sono tanti, per quello che glielo dicevo prima al depo. Salta su, no, torna lì nella stanzina, salta su. Torna nella stanzina di prima. Sono già salito, un attimo. Salti dove c'è la X. Ok. Guarda dall'altra parte. Vedi che in fondo c'è code, lì. No, c'è un vasetto che ho buttato giù. Code. Eccolo qua, 3-7-4-8. Oh. Grande Tekken. Virtu Tekken non lo conosco, quindi. Sarà la Siria, qui fanno i furbi, Fabio. Guarda che se vuoi mettere i dislike e poi... esco dal canale, è fermo. Lo so, ho fermato io. Comunque, guarda che ha fatto io. Credo che quella censura giusta è importante. Comunque non è stato solo merito tuo. Quindi. Io avevo capito, che c'era la zampina della Siria. Queste sono le periferiche che stiamo cercando di costruire in Death Stranding. Sì, no, ma va. La roba molto veneristica di là. Alessia, ti piace il gioco? Nuovo record recuperato. Ha fatto una domanda, rispondi. Ma urla. Facciamo così, Siria, ci senti? Non ho capito. Siria, ci senti? Appena mutato, Siria, ci senti, hai detto? Sì. Chiedi ad Alessia se gli piace il gioco, vediamo se parla, va? Sì. Torniamo indietro? Devi fermare, se tu fermi non senti più il tubo del gioco. Non so, non lo capisco. Ti hanno chiesto di chiedere a Alessia se gli piace il gioco. Alessia. Se gli piace il gioco. E parla. Sentono? Le cuffie funzionano a 360 gradi, quindi... Sono cuffie quelle da 20 euro, quelle in plastica, vedi cosa succede. Le Buds Pro, sono le Buds Pro senza filo della Samsung, quindi... Sì, siamo passati da quelle in plastica a quelle d'oro. Che metti pausa? È la stessa cosa che fastidia, metti pausa. Non mettere pausa. Ti pausa il cervello, ti pausa. Calma in call. Allora. Devi schiacciare dal vivo. Se tu metti pausa sarai sempre.
Infatti se tu metti pausa anche te, Siria, sei sempre indietro, non senti quello che dicono gli altri. Che pazienza. Questo quando avrete il problema inverso, che devi dire di mettere in pausa. Guarda, io c'ho il problema ancora oltre, perché Siria voleva fare le live su YouTube, e poi tu. Presto, quanti anni ha? Io ho detto, forse sei un po' troppo piccola. Però... Quanti anni ha? Ah, non lo so, non ho idea. Ah, dovevo scappare, ok, ho sbagliato io. Ricordo il bottone per scrollare. Infatti. No, ma non ho schiacciato per correre. Anche perché non so dove andare, quindi. Tutto per prima. Usa l'istinto del gatto. Uso l'istinto del gatto. Sono usare i gatti per capire l'istinto. Abbiamo il nome di Robocop. E qui dove vado adesso, ragazzi? Dove vado? Perché a parte questa camminata qua. Sali. Perché torni indietro, sali? No, ma che torni indietro? Sono andato qua. Ma lì da dove sei arrivato? Sono andato qua. Sali. Bravo, via. I bassi fondi. Liscio come. Ecco, Ale. Bassi fondi. Siamo arrivati al primo robot. Secondo me non è bello questo, però. Ha chiamato l'allarme perché ha paura di te. Seguitelo dalle scale, Ma non posso andare su, ha chiuso. Allora, torna giù e avanti. Sì. Un attimo. Ricordati che noi abbiamo sempre quel leggero ritardo. No, infatti, lo so. Allora, qui scappano tutti, scappa anche tu. No, non corre, non può correre. Hanno tutti paura della lepra gattina. Non può correre. Va normale. Belli gli effetti di luce, dai. Sembra un po' cyberpunk come adesso zona, no? Tu cosa dici? No, guarda che adesso stai esagerando con cyberpunk, Chiudi lì. Ma non era brutto, è bello vedersi adesso, non era un commento negativo, no? Ma cyberpunk è esagerato, scusami. Cioè cyberpunk c'ha di quegli effetti che sono fuori di testa. E io l'ho visto all'inizio, non c'erano tutti quegli effetti lì, Tu l'hai visto su PlayStation, immagino, non l'hai visto su Xbox? No, era su Xbox, l'avevo preso la fisica io, avevo il gioco su CD. E dove l'hai giocato? Su Xbox. C'era già la Serie X, non mi ricordo più. Io l'ho giocato su Serie X. Problemi non ho avuto, l'ho giocato dall'inizio alla fine, nessuna gavola, a parte i corpi che ogni tanto si incastravano nei muri e via dicendo, ma a parte quello, proprio problemi non ho avuto. Graficamente era stupendo, tutti gli effetti fuori di testa. Anzi, ho quasi voglia di farmi un'altra nuova partita. E me l'hai detto ieri che volevi ripartire, mi ricordo. Ma qualcuno, abbiamo perso qualcuno per strada nelle live, eh? No, sono io che sono fuori, sto fumando, ma non la senti per quel motivo. Fa niente. Adesso ci sono robot che escono. Mi è passata la paura delle pulci. Non è in funzione, lo sanno tutti che è impossibile uscire da qui, tutti tranne gli oltraggiorni, solo che sono tutti scomparsi a eccezione di Momo, puoi provare a parlargli se vuoi, ma ormai ha smesso di cercare una via di fuga, meglio così, vive su in quell'edificio con l'insegna al neon arancione. Ok, dobbiamo andare là. Dove? Dobbiamo andare là sopra, dove c'è... per premi per chiedere aiuto al B12. Allora Alessia al
telefono scarico, quindi l'ha messo in carica, sta finendo un lavoro, ma ha detto che metterà dislike al canale se non porti qualcosa sugli zombie o cose del genere. Ma perché gioca con gli zombie? Non penso. Alice, vuoi vedere Animal Crossing? Digelo allora, dai. Il guardiano ci ha suggerito di parlare con Momo in cima al grande edificio con insieme fare una live dalla Switch. E si può, lo faccio. Ah sì? Sì sì. Come fai a fare una live dalla Switch? Attacco l'uscita da HDMI all'ingresso dell'encoder di... Va bene. Perché tu hai la Switch vecchia come il cucù, ok? Io l'ho preso quando è uscita, eh. Ho una di quelle volendo modificabili, anche se non l'ho fatto. Allora. E tra l'altro ho visto che la modifica è molto complessa. Ma non ho più guardato, avevo guardato tempo fa, però il problema è che non avevo voglia di avere dei casini, farmi bannare o altre balle. Tanto i giochi di Mario quelli lì li ho originali, quindi. Il resto dei giochi che ho provato, non so se tu li hai provati di sopra. Non, quelli non Nintendo, adesso a parte Animal Crossing, a parte Mario, a parte Bayonetta, tutte le robe che ha fatto storiche Nintendo, il resto, le conversioni sono rescalate, sono ridotte, insomma, rispetto a quello che sono i giochi. Miagola, che almeno ti trasferisce dall'altra parte al posto del barattolo. Ascolta, devo centrarmi, non voglio rovesciare un altro vaso, va bene, ok, e poi? Parla con Vapora. Lo sto facendo, ma non fa niente. Dove dobbiamo farlo? Avete idee? Siria, cosa dobbiamo fare? Che la legge non lo dice, cosa dobbiamo fare? Ciao, chi si è collegato adesso? Nel frattempo salutiamo tutti quelli che si stanno collegando in questo momento, stiamo facendo una vita da gatto. Esatto, è la pressione poi del depo che sentite sotto. Abbiamo due persone per chi ci sta guardando adesso sotto in chat vocale. Due bimbe. Ciao! No, che sennò poi non parla più, dai. Tutte e due, ma invece di convincerla, Alice, vieni, dai, che abbiamo bisogno del tuo aiuto. È Fabio che mi fa ridere. Forse una arriva. Allora. Dai, vieni di qua, su. Ma io e tu, su. Dammi un minuto, le live finiscono, eh. Non è che possiamo stare qua a giocare al gatto di nuovo stasera, no? Anche perché poi partono quelli con le cronopioggi, non è che... Vedi che adesso inizia da prendere confidenza. Non ti sente. Ho trovato le chiavi del tuo cassaforte. Secondo me è stato detto. Brava. Allora, si rilegge, eh? Così almeno siamo a posto. Adesso dove andiamo, però? Dai, vieni qua. Ok. Calcola che tu sei avanti leggermente. Dai. Sì.
seppellire la cassaforte dietro un mucchio di libri non è sufficiente. Ok, allora sono dietro un mucchio di libri. Allora devo spostare i libri, immagino. Devi levare i libri perché dietro i libri c'è la cassaforte. Sì, non gridare, Siria. Che brava la Siria? La più grande da adesso. 11 anni. Oh, ma gli piace sto gioco, eh? E beh, ma anche lei ci sta guardando. Ma magari si riesce a giocare con questo. No, io non visto se ti piace. Eh? È infogliata. Sposta i libri, non saltarci sopra, spostali. Ok. È la montagna di prima, no, eh? Praticamente c'è una cassaforte che è dietro ai libri. In teoria dovrebbe essere lì in alto, andando a logica. Il problema è che salire lì sopra non si può. Sposta tutti i libri. L'ho trovata. Ok. È lì. Eccolo lì. Eccola, bisogna trovare. Abbiamo il gatto portafortuna cinese. Sembra appartenere a un certo doc, ok. Dopo settimane di ricerca, è sembrato uno spettrometro. Dovremmo riuscire a spingere Zurk. Vabbè, chi cavolo è, non si sa. Primo tentativo è stato esplosivo. Dovrebbe tornarci utile. Dovremmo andare da quel momo di cui ti parlavo, che è quello con l'insegna gialla, arancione là in alto di prima. Ed è. Allora, dobbiamo tornare dal tizio di prima, qui non c'è niente in giro da fare, no? Questo l'abbiamo già visto, non ci interessa, salta, fine. Da dove siamo arrivati? Perché... da qua, ok. L'insegna è quella lì, ok. C'è un telecomando qua. Aspetta. Accendi la TV. C'è un telecomando, servirà a qualcosa. Il triangolo. Ah, ecco. Non ci andiamo a vedere la televisione. Dai che guardiamo le news. E poi cosa facciamo, ragazzi? Guardiamo le news. Oh. Siria, prova a salutare la Alessia, vediamo se ce la facciamo. Alessia! No! Sì. Che vergogna! La saluta è con te? Si vergogna anche a me! Che è un Sirio! Così mia figlia mi prende a calcio! Allora, c'è il robot qua che è quello probabilmente dell'insegna arancione. Siamo arrivati. È morto questo. Questo è morto oppure sta dormendo? Allora, abbiamo parlato, basta. Alessia giustamente dice che sta dormendo. Qui ce n'è un altro. Ma noi dobbiamo trovare quello che si chiama, hai detto? Se dire vapore è molto maldestro, vabbè, ce ne frega niente. Quello là prima noi eravamo lì sotto, quindi questo è quello che gli lancia sulla roba. Ma io gli butterei giù qualche cos'è. No, non si può. Peccato. Non ci sono.
Ok, abbiamo vinto il trofeo, ma non in alto vi è uscita la scritta la gatta sul tetto che scotta? L'avete... No, è un rettangolo nero e basta. Ah, perché ho guardato oggi uno, quello che giocava al gioco nuovo lì, che adesso mi sfugge il nome, quello spaziale, e gli escono i trofei a lui, eh? Non era quel tale Ale, era un altro ragazzo. I trofei come adesso gli escono a video. Ho capito Andre, ma te l'ho già spiegato. Molto probabilmente saranno le impostazioni che tu fai in modo sbagliato da come streaming. Ma non c'è niente, non devo. Vabbè, guarderò. Non ho impostato niente a dirla tutta. Ho capito che non ho impostato niente, però ti dico, se non escono un motivo ci sarà. Sì, infatti sono d'accordo. Era per dirti che non ho fatto niente, era quello il senso. Appunto perché non ho fatto niente, molto probabilmente dovrai fare qualcosa. Riserva elettrica, uso ventilazione. Ma io vado a fare le impostazioni in base alle altre cose che faccio quando andiamo con l'Xbox. Elettrica sotto qua. C'è un coso. Non gridare, Siria, non c'è bisogno che gridi. Ti sento, Siria, ti sento, porta pazienza. Dimmi, dove andiamo, Siria? Dimmi tu. O Alessia, dove andiamo con questo coso qua in bocca? Devo dire... Con questo trasfusore. Dove andiamo? Andare sopra lì? Sì. Dai, sopra lì. Ci ho messo la testa nel muro, guardate che bravo, eh! Ci vuole una certa tecnica per queste robe, eh! Se non ci sono io... I bug del gioco li trova tutti. Allora... Vai al frigo, sotto il frigo che c'è il cibo. Ok. Calma, fai bere un attimo. E poi dove andiamo? Alessia, Siria, forza. Noi abbiamo un problema tecnico in questo momento. Siria, dovrà radicare i quadri. Non mi chiedere cosa voleva dire. Uno strano taccuino con sopra un simbolo. Game Boy. Oggi traccia gli organismi viventi scomparsi, eccezioni che vedete a quanto pare, come se adesso beccati in questa scena fosse stato abbastanza duro. Un'idea di cosa significa, ma potrebbe tornarci l'ultimo segno. Dovremmo andare da quel momo. Allora, dobbiamo andare dal momo che è quello dell'insegna gialla. Non siamo ancora arrivati a quello dell'insegna gialla, è detta tutta. Di cui ci parlava? Dobbiamo andare da quello dell'insegna gialla. Lì. E poi? Scendo? Fuori. Di là. Giù? A destra. Giù. Oh. Lì fuori. Ok. A sinistra. Esatto. Scendi. No, non posso. Non posso dire. Tettoia a sinistra. Tettoia di sinistra. Tettoia sotto. C'è un coso qua, un attimo. Ricorda. I compagni si sono evoluti a livelli incredibili, va bene. All'inizio della loro... Ma adesso è tutto fermo. Gli umani dicevano aspetto di fare. Questa è una situazione di. La nostra di certa situazione disperata. Tu dici di no, Ronnie, però prendila col senno di poi. È un po' una cosa futuristica. Io quanto tempo fa è uscito Cyberpunk? Due o tre anni? Sono più di due anni? Sì. Ronnie? Non c'è robot.
Roni, sono più di 2 anni che è uscito Cyberpunk. Non sono più di 2 anni, un anno e mezzo. Io non lo vedo da un secolo, però è molto futuristico. Mi lo ricorda, sai per cosa? Un pochino i colori che hanno utilizzato, per quello te lo dico. No, ma qua le luci non sono tra virgolette effetto reale. Sì, 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 per carità. Stile un po' cartoon. Sì, sì. Là è molto più curato proprio sul effetto reale. Mm. Vuoi che magari settimana prossima magari lo possiamo organizzare di metterlo su, dai. Se hai voglia di giocarlo. Possiamo organizzare di metterlo su se hai voglia di giocarlo. Allora, ciao, sono un musicista corto di canzoni. Cosa dici? Io voglio di giocarlo o tu? Tu avevi voglia di giocarlo. Ah, io non ho problemi a giocarlo, ma appunto, cioè, cos'è, devo streamare io? No, no, posso farlo io, non è un problema. Era di dire se ci mettiamo, lo mettiamo sul canale, volevo arrivare lì. Allora, ho una cosa in testa. Ti ho dato un obiettivo, immagino, perché sì. La schermata in alto nera. Sì. Guarda che se vai in giro con il sacchetto di plastica di carta in testa non è che vai tanto lontano, eh? Non lo so. Allora. È vietato a causa della proliferazione di zucca. Restate sicuro, restate in area protetta. Vabbè, ok. Cos'è? Prendi misterioso codice. Andiamo bene, usa il codice. Che codice devo usare? Ci rifiamo col codice, ragazzi. Siri, Alessia, che codice usiamo? Devi guardare il codice che hai preso, dice. Ok, ok. E chi è che legge sta a fare qui? È chiarissimo, guarda com'è chiaro questo codice. Infatti, cioè, ho zoomato che a me lo leggete meglio, eh? Il quadrato. Il quadrato. Ma si direbbe un codice binario, sequenza 01, quindi facciamo 0101. Allora facciamo 0101? No, 101 non c'è nemmeno 0. Torna sul codice. Ok. No, non lì, torna sul codice il foglietto. Sì, sì, lo sto facendo. 1, 2. Ma no, 0 non c'è, quindi siamo completamente. Mostra B12. Se premi il quadrato, cosa ti dice? Ancora quadrato? È quello di prima, segui i numeri, ma si direbbe un codice binario. Che numeri sono? Sequenza 01, lo 0 non c'è. Un codice binario. Sai come viene la conversione tra numeri binari e numeri normali? No. Sì, non mi ricordo più troppo, però, ma a parte quello, ma comunque dove sono i numeri? Io non si capisce niente quel foglio lì. Siamo appunto da capo, eh. Di 0 di 1 li vedi su quel foglio lì. Allora, di 0 di 1. Ah, siete lì. Siria, non gridare. Allora, però vi voglio dire una cosa: lo 0 nel codice della cassaforte non c'è. Partiamo da qua. Quindi è per quello che vi dicevo prima che cosa ce ne facciamo. Abbiamo 1 1 0 0 0. O sono tutti 1? Dai, prendo 2 se può essere. Allora lo 0 non c'è nei codici. E poi ci sono 4 zeri. Esatto, ma quello che volevo dirvi è che nel codice che posso inserire lo 0 non c'è, quindi. Ma gli altri numeri cosa sono? Da 1 a 9? Eh sì, quello, per quello che vi dicevo. Ok, rizumami il codice. Un attimo, perché ho sbagliato, devo ritornarci su. Allora, mostra, esamina. A meno che non è come prima, che devi trovarlo scritto da qualche altra parte.
Ragazzi, chi si è collegato, ciao intanto, se volete aiutarci scrivete pure liberamente nella chat. Non è quello lì da fare, comunque il foglietto l'ho tagliato sulla cassaforte, detto. Ah, ok. Scusate, me lo sono perso perché qui a casa mi ha perso un orecchino, signore. Ai ai ai. Ed è come cercare un ago in un pagliaio. Sai cosa ti serve? Un metal detector. No, mi serve un pagliaio, perché a quel punto riesco a trovare l'ago. Io il pagliaio non ce l'ho in casa. E col metal detector trovi l'ago nel pagliaio in 2 secondi. Ah. Chi si è collegato in questo momento a un metal detector da prestarmi? Ragazzi, se sentite sotto parlare delle altre persone, siamo in 3 in live più 2 bambine. Quindi, e anche per chi guarderà la live poi in differita, scriveteci commenti, poi se vi è piaciuto il gioco fateci sapere. Idem i bimbi. Allora, cambia questo. Commenti senza insulti, per favore. Allora, dove... Niente. Esatto. Insultate lo streamer. Allora, niente ragazzi, qui ci sono solo degli 1 e degli 0, eh. Ma se facciamo 1-1-1? Prova, ma non penso che sia corretto, mi sembra molto stupida una cosa. Niente. Porca miseria, uso qua. Prova a fare 2-1-0, no, no, lo 0 non c'è, 2-1, fai... Prova a contare, se ce l'hai davanti, prova a contare, no, non so... Se ve lo salvate un attimo, fate un fate uno di voi che non avete davanti il mio una cosa, fatevi un print screen, aspetta che ve lo prendo. Cosa vuoi dire? No, contiamo i gli 1 e gli 0. Esatto. Allora, 2 2 4 potrebbe essere 2 4, giusto? Poi c'è 1 e poi 2, 3. 3, 4, 5, 1. No, 2, 4. No, scusate un attimo. Adesso ho fatto ben male. 2, 4, 5. 2, 4, 5, 2. Proviamo 2, 4, 5, 2. E prova. Ronnie, vai su internet. No. Devo andare a controllare. No. Siamo qua fino a quando non lo troviamo. Ah, vabbè, allora sono un po'. 2, 4, 5, 2 non va bene. Allora, bisogna trovare qua. Allora. Ma il termo va, non mi sta venendo freddo. Ho l'impressione. Allora, sciarpa, attrezzatura per le live, guardate qui come si fanno le live, avete visto, attrezzatura elettronica, 12-12, va bene Siria? 12-12, sbagliato. Dai, bisogna trovare sto codice di 4-5, veloce. Allora, a lui diceva che sono numeri binari, va bene, ma poi cosa ci facciamo? Fammi pensare. O li inseriamo tutti, ma sarebbe una... 7897. Eh? 7897. Un attimo. No, Siri, a te sono usciti dei quadratini nella tua chat che hai scritto. No. Fagli dire un numero alla lettera, va che è più facile. Un numero di 4 cifre. Prova a fare 7588, ma in realtà io ti sto dando i numeri che li hai scritti sul muro alla tua sinistra. No, ho sbagliato. 5, 6, 8.
Ah, 7, 5, 6, 8. 7, 5, 6, 8. No. Oh, e allora, così non è. Quindi i numeri lì alla sinistra li abbiamo fatti. Ok, Andre, ascoltami. Ecco, posto. Codice binario. Codice binario vuol dire che ci serve un cacchio di robot per decifrarlo. Allora, torna indietro. Vai sulla destra e sali la scala. Vediamo un po', va. Socio da ciò, minuto, datemi un attimo. Un secondo solo, dammi un attimo. Ascoltare papà. Niente. Che classe, eh? Ah, dai, io per questa vergogna. Niente. Era 1-2-8-3, hai già visto che volevo dire quello che era 1-2-8-3. Vi ho lasciato un po' giocare, poi ho detto te. Vieni qui che vi faccio vedere che come ha detto. Ecco qua, guarda Siria, guarda suggeritore. Siria, guarda, guarda la web camminando a sinistra, che c'è il suggeritore, guardala, l'hai visto? Allora, dove andiamo adesso? Ah, vabbè, ma guarda, questo qua è uno che sta sempre in casa, non va in giro. Allora, dove andiamo? Però non hai seguito quello che dovevi fare del gioco, hai tagliato corto. Vabbè, amen. Il risultato finale. Tanto guarda, non è che faremo 26 partite, quindi. No, ma è per dirti che magari ogni codice era per ogni partita, e quindi magari il tuo codicino ci palippa. L'accesso alle forze dell'ordine. Mi sto cucinando, cosa vuoi? Calma, eh. Allora Depo sta cucinando del prosciutto tagliato con la fetta triste da inserire in due fettine di pane, che c'è una certa. Io pensavo stasera ci fosse pesce. Ma che mangiamo? Mi occupo delle piante, gli umani le hanno. Qui abbiamo nuggets con le patate. Ok. Abbiamo polpette stasera, signore. Io noi abbiamo il pesce davvero, mi sa, eh. Ci sono due orate qui. Addirittura. E Roger ne ha offerto al Bennett, non siete andati? ma sono fresche? Sì, sì, sai che c'è la roba di me. Ne abbiamo pagate due orate grosse, 6 euro, una cazzata. Erano due, le prese tu, non ce le ho. No, ma non costavano niente, 6 euro, due, non sono piccole. Dove andiamo, ragazzi? Ho capito, però se tu mi hai detto che erano due orate. Ce n'erano due, le prese tu. Ah, ho capito, no, era bene, era noi. Magari è un modo di dire nostro, nel senso di dire che c'era al banco del pesce, era in offerta. Per fortuna che erano al banco dei pesci, non al banco dei pugni. Sì. Ma a proposito, adesso che hai tirato fuori l'argomento, in Svizzera ci sono i banco dei pegni? Che sappia io no, ci sono quelli di compro oro, ma non ci sono. Hai capito perché te lo chiedo? L'avrai vista, cioè l'hai accennato su D-Max la serie TV. Nei vari canali che guardo io americani, tipo Retro Rick, cioè, lo sai chi è? Quello che ogni tanto ho portato anch'io qualche pezzettino di filmato. È uno che è uno youtuber che porta retro game. Lui va sempre nei, come si dice, nei banchi dei pegni e trova un casino di roba, dei giochi, perché sai che loro li ritirano se poi tu non porti indietro i soldi. Dove trovi tanta di quella roba? Sono nelle discariche.
Qua no, sì, perché qua non puoi prendere la roba. Ma proprio la butta via, quindi se tu vai spesso nelle discariche ti trovi. Ma qua è diverso, Qui non si può più prendere, qui non si può più prendere niente. Ci sono le telecamere, non vogliono che prendi niente. Ma qui non è che è questione di telecamere, qui va, gli fa un piacere se gliele porti via dalla discarica. Grazie, dovrebbe essere così, ma a quanto pare non è. Ragazzi, dove andiamo adesso? A parte il gatto incastrato dentro nella cassaforte, tagliato in due, altro bug, peccato. Ok. andare sopra Siria. Ok, vado su. Siria, io seguo, Aspettiamo anche la Alessia che non vuol dirci niente. Siria, sopra dove? È l'Alessia un po' vergognosa. Fa niente. Dai, vedremo se nelle prossime puntate eventuali. Allora bisogna che quando ci sono tutte e due me lo dite che lo mettiamo su. Ma domani c'è la Siria? Domani, domenica, non parla di quella, ma la sera non c'è. Devi dire dove devi andare. Siria, sopra di qui? O dove? Siria. Dicevo che domani c'è, ma non c'è la sera. Ok. La sera devo riportarla indietro perché è domani. Allora domani, tanto qua piove che Dio la manda, non so domani cosa farà. Piove ancora che Dio la manda. Dove devo andare, Siria? Sui cassoni. No, c'è solo da andare a tentativi. Dove? Sotto! Sotto, dice. Ok, sotto. Poi? Dove, Siria? Qui dove eravamo arrivati noi, che c'era la cassaforte. Sopra la cassaforte, puoi andare? No, penso. No. Non puoi andare, sì. Ma non ci vede più? No, ci vede, ma sono fuori a fumare. Ah, ok. Quando c'è mia figlia non fuma, credo. Vedi che ti ha segnalato lì a sinistra? Come indietro. Vedi che ti ha segnalato lì a sinistra? Come indietro. Dice. Quale macchinetta? Quella dietro di te. La macchina. Ah, ok, l'ho capito. La ok, ok. Ci vedi? Ah, ecco. Lì. Prendi la bevanda. Così diventiamo super gatto. Super telegattone. Allora, c'è super telegattone, qualcosa di nuovo, proprio deve uscire l'anno prossimo, maggio. Pensate solo noi sappiamo cos'è. Su Disney Plus a maggio c'è super telegattone, novità. Allora, dove andiamo? Qui abbiamo perso la serie, Fabio, chi è che abbiamo perso? Abbiamo perso tutti? No, ci siamo. Abbiamo perso un po' di gente. Dove andiamo, Siria? Saliamo le scale? L'altra macchinetta, dice. No, l'altra è spenta, Queste sono spente tutte e due le macchinette, Siria. L'altra è spenta, Siria. Tutte e due, Siria, sono spente adesso. Si sono spente tutte. Ma lei mi sente, sul... Ti sente, lei ti sente. Ok, allora non ripetere che adesso facciamo un casino. Sopra, quindi sali le scale. Ok. Siria, parla tu che io ti ascolto. No, non ti sente. Ah, vabbè. Cioè, tu non la senti perché dentro io sono fuori. In fondo c'è quella cosa gialla che si illumina in fondo, cos'è? No, non mi dica. Cos'è? Noi tra l'altro dobbiamo andare su da quello là in alto, Salgo? Non ho capito.
cosiddetto Siria? Andiamo verso quella direzione. Andiamo verso quella direzione. Sul giallo? Andiamo verso quella direzione. Quale direzione? Ok, non qua e poi? Qua. Verso la cosa, la definizione. Dove troviamo il coso? Che ci ha detto il coso? Lei l'insegna gialla? L'insegna gialla? L'insegna gialla, giusto? L'insegna gialla? Sì, l'insegna gialla. Sì. Non gridare. Io ti sento, Siria, vai tranquilla. Non urlare che ti sento, non preoccuparti. Io ti sento bene. Ho già detto, la bambina con ADHD, tu non sai cosa vuol dire. Fa niente, ma non c'è problema. Io lo dicevo per lei, per non tribulare. E lo so, un attimo che devo trovare adesso il prossimo dov'è. Okay. C'era accesa una X. C'era accesa una X, dice. Sì, sì, l'ho visto. Allora, l'insegna però è qua, ragazzi. È nello stesso punto, giusto? Esatto, siamo già tornati più volte qui, eh. L'insegna gialla dovrebbe essere qua dietro. E l'insegna gialla è qua dietro. Dobbiamo buttare giù. Parla con Mito, dice. Ok. Riparla. Ok. Dice di non infastidirlo. Non infastidirlo. La soluzione non è qua. No, però adesso, scusate, ci ha detto più volte di andare dove c'era l'insegna gialla, eh? Vi ricordate? Da tutto il casino che abbiamo fatto. Vieni qui. Adesso chiediamo, aspetta, Siria, guarda che chiediamo aiuto, guardami nella webcam, dobbiamo chiederle aiuto qua, eh. Guardate come sveglio. Lei è allergica agli aiuti, eh. Ma niente, ma webcam non succede mica niente. No, però per allora. La Lessi l'ha visto l'aiuto? La porta qua è chiusa. Esatto, l'aiuto qua sulla web, l'hai visto cos'era? Sopra! Sopra! Sopra la cassetta! Sì? Lascia. Ma non può salire, non c'è la X per salire, Siria. Come si? E poi? Oh, sulla sedia, poi? Niente, lì non ci faccio niente. Fatemi vedere. Allora, l'insegna gialla è là, eh? La vedete dov'è? Ecco lì, sopra. Sopra. Sopra lì. Sopra. Allora, vedete dov'è l'insegna gialla? L'insegna gialla però è di là, ragazzi. Sopra. Quindi tu dici che c'è da andare a destra in alto? Traduci, vai lì dove c'è, traduci. E quello l'abbiamo già fatto, ragazzi, siamo scesi sotto dove c'era la cassaforte, quel giro lì. Quel giro lì ci riporta giù la cassaforte, quindi non serve a niente. L'insegna gialla è lì, la vedete? In qualche modo dobbiamo tornare all'insegna gialla, dove abbiamo usato la periferica per scendere, giusto? Sì, infatti, cioè, per quello che vi stavo dicendo. Allora, via i vasi, aspetta, aspetta, che io ho visto che... Non è che devo buttare giù i vasi? Boh, serve a niente. I vasi sono...
facile. Deve essere quella che resiste di più alle cuffiette, Papo. Questa è la prima volta che mi si scende la destra. Ok, buttato giù. Ok, niente, serve niente. No, qua si può andare qui. Allora, il passaggio per andare là. Però magari c'è un tubo là. O andiamo sul tubo? E prova a vedere se riesce a salire su quel tubo lì, ma non per me la vedo dura. Perché non ti sale sulla ramina. No, qua siamo dove c'è l'insegna gialla, scusatene, è qua sopra l'insegna, no? È sopra di te. Esatto. Guarda se puoi salire sopra l'aria condizionata, ma non penso. Sì. Bene, sopra! Non gridare. No, qua non posso andare, eh. Ah, qua, ok. Siamo arrivati a casa di questo qua, si presume. Ah, qua, ok, andate. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Giusto. Avete visto che ho tirato fuori il gioco che i vostri bimbi oggi ho fatto passare la giornata, dai. Bene, domani vi farò fare i compiti di tu. Sì. Mi sono infilato sta roba in testa e adesso come la tolgo. Come si tira via la scatola? Maledetta, schifosa. Mi sono fatto fuori un po' le zampe, le unghie. Non funzionerà mai. Perché li ho lasciati partire, adesso sono tutto solo, va bene. Tu cosa vuoi? Ah, mostra l'oggetto, ok. Taccuino, io direi di fargli vedere la foto. Enrico, vuoi andare? Avanti? È una perdita di tempo, non porta altro che solitudine di disperazione. I miei amici volevano tutto il suo sogno, avevano tutto il suo sogno, adesso però sono scomparsi. Tieni, tieni, prendi il mio se hai tutta questa voglia di andarci. Nuovo oggetto ottenuto, va bene. Buona fortuna. Gli mancano i suoi amici. Dobbiamo andare oltre a ogni costo. Dobbiamo proteggere. Ah. Dobbiamo trovare gli altri taccuini. Un certo dopo. Un sistema di ricerca è sembrato un fotometro, una potente lampada UV. Con questo dovremmo riuscire a respingere gli Zurk durante la nostra fuga. Il primo tentativo è stato esplosivo, dovrei collaudarlo sul campo. E quindi cosa facciamo? Dobbiamo andare da un certo doc, quello l'ho capito.
facendomi solo le unghie, vabbè, non serve a niente. Ok. Adesso ci facciamo le unghie anche sui muri. Allora la ben veloce. Allora, la città ha una forma cilindrica del diametro di 450 metri. C'è un livello di sopra del nostro, la città dovrebbe terminare con un soffitto. Se c'è da credere ai miei libri, un immenso cielo azzurro nascosto di là, beh, non ce ne frega niente. Quindi? Siria, dove andiamo? Sulla grata sopra. Sopra, ecco, prendi. Ok, allora. Ok. Ti prendi. Oppure lì, sopra. No. Qui tutta roba per farsi le unghie non serve a niente. Sarà un quadro dove passiamo da un quadro? Datemi 10 secondi che arrivo subito, eh. Eccomi qua. Allora, dove andiamo? Ti dico la verità, non lo so perché mi sono un attimo perso. Lui dice di andare dal doc, è l'unica roba che mi sono messo in testa io. Ma il doc dove non ti dà un'indicazione? No, possiamo provare, aspettate un attimo, qua ci sono già andato, possiamo provare a riparlargli, sentite, non è che rileggiamo. Sei a caccia di quell'inutile taccuini. Dobbiamo cercare gli altri taccuini, eh? Avevo detto di cercare gli altri taccuini e di andare dal doc. Quindi ne abbiamo trovato uno. Ti ha dato lui, no, ce l'ha dato. Il simbolo sul muro corrispondente, e allora il simbolo sul muro corrispondente
a quello sul taccuino. Dobbiamo andare in quella finestra là. Prova. C'è un secchio lì? Alessia, ti piace il gioco? Ti ho chiesto se ti piace il gioco. Sì. Bene, bene. Oh, adesso l'abbiamo sentita. Allora, qua lì è la finestra, giusto? Sì. Qui per scendere, vado giù di qua. Di qui. No! È bellissimo, troppo bello, soprattutto perché ci sono i gatti, hai visto? Abbiamo trovato un gioco che è per appassionati di gatti, quindi abbiamo più di uno, allora siamo a posto. Allora, sono riuscito ad andare dentro qua. Allora. E adesso cosa facciamo? Se avete suggerimenti, scrivete, ditemi. E per chi guarderà la partita in differita, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Ah, ho capito. Allora, invece. Dove cavolo vado? Ok. Allora erano due taccuini. Mi sono dimenticata, può spaccare il vetro per caso, dice Siria. Allora, qui invece dice, va tutto secondo i piani, siamo riusciti a contattare il livello superiore prima che il ricetrasmettitore si guastasse, si trovano in un luogo chiamato infracittà, che a quanto pare è sottoposto a qualche regime. Va bene. Prima ho parlato con Momo, i suoi occhi conoscono quello sguardo, non verrà con noi, vabbè, chi se ne frega. C'ho un appunto in questo libro. Ha trovato una falla. Con questo dovremmo poter aiutare Momo con la riparazione del ricetrasmettitore. Andiamo da Momo, quindi torniamo su dal tizio là. Quindi usciamo di qui, torniamo giù di qui. Io però avevo preso il secchio per andare là, noi adesso dobbiamo andare là in alto, eh? Che giro del cavolo c'è da fare qua adesso, accidenti. Qua, 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 qua. Dunque, l'insegna è là. Ricorda. Lontano da spazzatura. Quello che hai fatto prima per andare, ok. Ciao, devi andare, va bene. Grazie, Siria, ciao. Ciao Siria! Ciao! All'epoca molti abitanti... Sembra che i robot abbiano replicato che questa sospensione... Va bene.
ha usato Google per parlare, ha tradotto di male, sta mangiando in questo momento. Va bene. Comunque sta seguendo. Ok. Invece la Lessi che prima ha parlato, cosa dici di questo gattino? In questo momento è in cucina che guarda le polpette. Allora, ma il gattino o la Lessi? Sì. Il gatto o la Lessi guardano le polpette? Cosa pensa lei di questo gattino? Cosa ne pensa? Ci dica. Lo vuoi tu? Allora per averlo devi iscriverti al canale, mettere like. Ci ha fatto tutte e due? Sì. Allora è fatta, arriverà il gattino. Allora, l'insegna è là, da che parte eravamo passati, ragazzi? Non da qua del tetto, di sicuro. Che giro abbiamo fatto? Che stufa. Per andare sul gattino sei partito da sotto e poi sei andato sulla destra. Da sotto e poi sono andato sulla destra, quindi vediamo un po' adesso da che parte sono, un attimo. Allora, no, beh, per arrivare qua ho preso un secchio, che non posso più prendere, perché era una carrucola. Sì, per scendere, ma tu adesso devi andare da quello che continua a spostare i barattoli. Sì. E ti diceva che era impegnato. Per arrivare da lui devi andare per forza da sotto. O da lì, dal tuo, poi comunque andare su in qualche modo. Allora, dov'è? Ah, è là, eccolo là, di là. Dunque, eravamo passati dai condizionatori da qualche parte qua, aspetta. Lì davanti. Non mi ricordo più, dov'è che siamo passati? Tu che sai, ti ricordi sempre tutto. Da sotto c'è il cartello. Sì, c'è un tubo che ti fa passare. Sulla sinistra c'è il cartello. No, quello lo so che era sopra il cartello, ma come siamo andati? Noi siamo passati da quello, da questo, scusate, sì, da quello là in alto. Come siamo arrivati là in alto? Vai dritto, vai dopo quello che lancia i barattoli. Adesso devi... No, è peso, porca miseria, aspettate. Il cartello passa l'altro e poi vesti... Okay, no, fatto giusto, okay. Dai, senza saperlo, ma è andata bene. Ok, vai su lì e vai su là. Ok. No. Però questo è mito. No, devo andare da quello. Eravamo saliti qui, dove cazzo è che eravamo? Scusate la parola, da che parte è che eravamo passati? Mannaggia, non mi ricordo più. Ero arrivato qua, l'avevo trovato. Da qua di là? Dove mi trovate ora? Siamo vicini ai due robot, ma ero passato di qui, Ero passato di qua. Vai dritto. Ah, ok, era di qui. Mi sembra che era da quella parte lì, no? Sì, adesso mi sta... Ecco, c'era qualcosa da salire qua, ok. Esatto, esattamente. Dal condizionatore vai su... Adesso vai sopra lì. Stai andando alla grande. Dobbiamo trovare questo tipo qua. Dobbiamo trovare. Ecco mamma. Ma comunque dicevi di trovarne 4 di taccuini, non farlo salire. Dicevi di trovarne 4 di taccuini, noi abbiamo preso solo uno, Taccuino, ah no, taccuino 3 di 4. Ma allora, scusa un attimo, Allora, mostro oggetto. Dov'è che è finito? Taccuino 2, mostro oggetto. Allora, questo è il suo, che è l'1. Il 2 gliel'ho fatto vedere. Taccuino 3 di 4, ok.
Ok, glielo fatti vedere tutti. Avanti. Allora, ma quello che ho visto sono 8, se non ho capito male. Allora, cos'è quello appunto? Il ricetrimettitore può essere riparato, ma è incredibile, ok. Ciò significa che dovremmo riuscire a comunicare con chi è al di fuori dei bassi fondi. Tutti questi tizi qui, mi dispiace di aver dubitato della nostra causa. Ve lo prometto, troverò un modo di arrivare in superficie. Ti ringrazio, forse avremo un modo di raggiungere livelli superiori. Adesso ripariamo questo catoccio di ricetrasmettitore. Funziona. Sei pronto? Vieni con me, quindi seguiamolo. Lassù vedi quell'edificio che svette sugli altri, che dovrebbe essere quello lì, ok. Se installi il ricetrasmettitore sul posto più in alto della torre dovremmo poter comunicare con l'intera città. I miei amici potrebbero essere ancora di fuori, quindi dobbiamo andare su questo palazzo. Se esiste una via d'uscita loro sapranno qual è. Nuovo oggetto ottenuto, ok. Sei l'unico abbastanza minuto svelto per poter escludere gli Zurk, abbiamo bisogno di te. Piccolo oltraggioso, portaci sul tetto, va bene. Quindi dobbiamo andare su quel tetto lì, ragazzi. Andiamo sul tetto? Di quel palazzo là, quello alto. Sicuramente dobbiamo attraversare la zona con i topi, da quanto immagino, che scrive. Però fai un salvataggio, va. Ma come si fa a fare il salvataggio? No, non so se si può. Sui tetti. Non vediamo. Non credo si possa. No, checkpoint, ok. Adesso siamo sul checkpoint, quindi salva da solo. Oh, salvato. Via, vada verso il robotop. Quindi adesso l'obiettivo è arrivare in cima al palazzo. Mi auguro per attirare i nemici, guarda lì, sono tutti lì, giustamente. E fra un po' mangiamo, Siria. Fra un quarto d'ora mangiamo, dai. Perché poi noi abbiamo un'altra live stasera, perché se si può, perché ormai sì, con i bambini. Non c'è il telefono che c'è, Non mi mangiare i topi? No, scusatemi. La vedo brutta qua. Ah, beh, no, mi ero confermato perché volevo capire dov'è il palazzo, da che parte devo andare. Devi salire. E aspetta che ho questi rompiscatole addosso. Sì, Siria. Ho capito dopo dove andare. Sono morto per sbaglio. Va bene, Siria. Buon divertimento qui dopo. Allora, nel frattempo ricordo a tutti di iscriversi al canale per non perdere i contenuti delle live. Allora, un like o più like, occupate il telefono in caso, mettete like, ci inondate di like. Come facciamo noi con 40.000? E se avete qualche dubbio, chiedete all'altra persona che in questo momento è nel locale con me, perché lui ha finito praticamente tutti i giochi, capite? Tutti. Esatto. Gli ultimi possibili. Ho finito quelli di Xbox, non ho finito quelli di PlayStation. PlayStation non è un mio mondo. Mannaggia l'altra! Non mi dava la scaletta. Qua. Ho cercato di andare su quei due punti. Ho provato, ma non mi dava le X. Non mi dava le X, ho provato. Non lo so che entrava. Quando come fai a saltare quelli topi addosso? Appunto, ma si diano una regolata anche loro. Sai che c'è
cioè, visto che questo è un po' contrario, perché non fate dei contentini dai topic, così almeno magari si distraggono e... Guarda come ti sale sopra in groppa così. Ai, ai, ai. Ma Siria, non è così, Siria. Ieri sera, l'altra sera abbiamo fatto 2 ore e 40. È normale che andiamo oltre i tempi normali. No, ma non sta andando via. Ha detto per, era per dire. Ha detto che era per dire. Olè, vai. Andata. Ecco che sei salito, bravo. Vai su. Sì, ma perché tu pensi che i topi siano finiti? No, infatti, lo penso neanch'io. Per il momento sì. Che loro sanno. Adesso? Per il momento i topi che si arrampicano sull'aria condizionata, i topi, non li vedo io. Che roba? No, muori a saltare su, puoi ancora saltare su. C'è da decifrare il codice. La città è disseminata di neo, non è stato sempre così, va bene. Ok. Eh sì, una volta c'erano le cartelline luminose. Questo vuol punti per te. Allora, noi siamo arrivati qua. Adesso dove andiamo? Suppongo che ci sia ancora da salire, no? Sì, sì, immagino. No, c'è sta affare qua, se sarà arrampicarsi lì, ma non passa. Sì. No, no. Pensavo di andare sull'insegna, ma non è stata una bella idea. Qua? No, non sale. Non sale da nessuna parte. Siria, da dove passiamo? O Alessia, da che parte passiamo? Alessia? Alessia, no, senti che devi dare un aiuto perché non sappiamo dove andare. No, se vai a guardare lì, devo di là stare o no? Eh? Se vai per tornare indietro, di là stare o no? No, ho trovato, c'è un paletto. È il famoso paletto che dicevo io. Ah, ok. Vai, ne pure qualcosa, perfetto. Andrea, Alessia parla troppo, dillo che la faccio smettere. No, Alessia, puoi dire quello che vuoi, non preoccuparti. Allora, ho capito che qui devo fare sto gioco qua. Entra a barile, ruoti, vai di là. Sì, ho già fatto, Però non riesco a salire adesso. Beh, e poi? Perché non mi fa salire? Ah, qua. No, è tornato. È tornato. Sì, infatti. La vedo tu, eh? No, no, è solo che dovevo farlo nel tempo giusto, secondo me. Adesso devo farlo. Ok. Hai sentito il gatto che miagola, Alessia? E Siria? Sentite qui come miagola. Allora, quindi siamo passati di qui? No. Aspettate, io sono arrivato da dove? Dall'altra parte. Sì, di lì. Ok. Allora, ecco qua. Ah, sono arrivati ancora i topi, eh? Buon divertimento, ce n'è una valanga. Mamma mia. Ah, ok, devo salire qua e devo infilarmi qui. Come hai fatto con tutti questi topi a fare tutto sto lavoro qua? Allora questa sarà diversa. Yeah.
fatto? Il problema è che ha aperto questa specie di ha aperto quella grazia lì, ha aperto quella grazia lì. Adesso dove sono finito? Dove ci ha messo? Palle. Oh mamma, è da rifare tutto, no? Ok. Perché non va? Richiama? Ok. Ah, ok. Ci sono. Scusate un minuto, noi questo giro l'abbiamo fatto da dove? Da qua o da lì? No. Ok. Alessia saluta la Siria che ti sente dall'altra parte. Allora, i topi li abbiamo chiusi dentro, è stata una bella roba. Poi no, ancora questi. Che stufa. Mamma mia. Allora, qui bisogna capire cosa fare, perché... Siri, ti sento malissimo, Non si capisce niente. Ronny, guarda che hai qualche problema di comunicazione. Adesso ti sento bene. Ecco, comunque tu come non gridare, ti sente. Come la zona? Si aprono i topi e ti corrono incontro. Quindi devi riuscire a salire. In una cosa dove non si raggiungono i topi. Ok, bisogna andare. Ah, qua sopra mi raggiungono lo stesso, ragazzi. No, ok. E poi? E poi e ma dove andiamo? Penso che devi prendere quel parere lì, era un pallo volante. Ma ci sono i topi. Ah, ho capito, aspettate, devo entrare qua. Devo andare dentro nel serraglio, lo dico io. Dobbiamo andare nel serraglio. Dobbiamo andare. No, ma allora, i primi topi li ho chiusi dentro nel quella specie di serraglio. La gabbia, esatto. La gabbia. Basta, però, come tu hai preparato quella zona, vada bene, si aprono. Quindi... Ah, ecco qua, ah, ho capito, aspettate un attimo, ho capito. Ecco qua il gioco. Li devo fare entrare qua dentro tutti. Quando sono qua dentro, schiaccio e li chiudo dentro. No! Sono morto, ho capito però, dai. Forse ho capito cosa devo fare. Ok, devi muoverti però. Sì, sì. Adesso devi... Caduta la linea? Aspetta che devo recuperarlo perché è caduto tutto. Sì, ma andiamo a mangiare adesso, eh? Esattamente. Il 7% vuol dire che tra 3 minuti o 4 io cado. Sì, ma poi comunque andiamo a mangiare adesso. Ciao. Allora, una volta che sono entrati qui,
devi bloccarli da una parte e poi andare dall'altra. Esatto, esatto. L'unica roba che stavo pensando di fare è se mettiamo delle casse qua. Mi fa entrare tutti di qua. Poi una volta che sono di qua, chiudi, hackeri e poi vai dall'altra parte. Non è il fatto delle casse, devi saltare sul momento per dall'altra parte, dopo, non adesso, adesso ti vengono ancora addosso. No, no, lo so, ho fatto un test. Il problema è che appena faccio questo, devo andare di là al volo, penso. Vieni qua, e poi arrivare tutti di qua. Poi apri la porta. Scusami. Ehi. Io vi saluto, vai, devo lasciarvi perché sta per cadermi la linea. Vai tranquillo, okay. Ciao ciao, tanto ci chiudiamo anche noi, ciao. Okay. Ciao Ronny, ciao Siria, ciao Andre, ciao a tutti. Ciao. Vabbè, il barino adesso lo fai rotolare. Il barino lo fai rotolare. Vai. Quando è di là, sali sul barile e sali sopra. Abbiamo capito. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Comunque, per la letterina di Natale ci vorrebbe una bella PlayStation, Siria, perché così si gioca il gioco del gatto. Ma io non faccio la lettera di Natale. Perché? Perché se ne faccio la presa. Ah. E poi lei c'ha l'Xbox. C'ha l'Xbox, c'ha la Switch, non ci manca solo la PlayStation, vetra. Io a 11 anni non avevo l'Xbox, la Switch, chi ne ha più ne metta. Dunque, a 15 anni io avevo... No, a 15... Forse mi è arrivato lo ZX Spectrum. Se no, 15 o 16 non mi ricordo più, dovrei guardare... Dunque, no, aspetta, meno 5, 18 meno 5 fa... 13, 13 anni mi è arrivato lo Spectrum. E a 14 il Commodore 64. Ma c'era solo quello, non c'era troppo da scegliere. Ma c'è qualcosa che non quadra, cioè non sei più vecchio di me. Sì, ma 1982 avevo lo Spectrum mio, quando è uscito. Eh beh, io sono del 78. Ah beh, io ne ho un bel po' di più, ragazzo. Aggiungi un 10, poi ancora un pezzo. Non ho capito. Noi che siamo in cima. Vai. Adesso vai lì. Io ti dico quando ce la vogliamo. Oh mamma, se riusciamo. E ti sono di farlo per consumarsi. Topi. Io non amo topi. Oh mamma, il problema è dove, cosa dobbiamo fare. Perché è inutile che... adesso mi stanno già... Ma non scappa più? Ah, fa bene. Va bene ragazzi, ci fermiamo perché qui dobbiamo andare a mangiare tutti, che sono le 7. Dai ragazzi, allora grazie a tutti. Ciao Siria, ci vediamo domani con il gatto. Mi raccomando, fai i compiti e così poi domani possiamo giocare col gatto. Visto? Va bene, dai, sono contento di aver giocato. Sono contento di aver giocato con te, dai. Ci vediamo domani. Ciao. Ronny, ci vediamo magari più tardi, dai. Saluti, ciao.